tutti, ecco, entriamo nel pannello di controllo admin, mettiamo la nostra password. Il sistema ci richiederà nuovamente la password dopo aver cliccato sul pannello di controllo amministrazione, noi la ridigitiamo. Nel pannello generale vedremo che PHP-BBC la versione non è aggiornata. Allora in questo caso la prima operazione da fare sarà effettuare un backup del nostro forum, sia dal punto di vista database che dal punto di vista delle cartelle. Innanzitutto andiamo sulla casella manutenzione, andiamo su backup, selezioniamo la versione completa, gzip e scarica, selezioniamo tutte le tabelle, clicchiamo su invia, il nostro database verrà scaricato. Andremo sul nostro client FTP, scarichiamo la cartella che contiene tutti i file del nostro sito, faremo tasto destro scarica, io già l'ho scaricato quindi non effettuerò il download, voi lo dovrete effettuare. Invece andiamo sulla nostra lingua preferita, su configurazione e impostazioni, e clicchiamo su invia impostando British English. Poi andiamo su personalizzazione, dobbiamo disabilitare le eventuali estensioni che sono state installate. Disabilitiamo DapoTalk per quanto riguarda questo sito anche Google Analytics. Disabilitate entrambe le estensioni, non ci resta che effettuare il download dal sito PHPBB. Attenderemo che il download sia completato. Ritorniamo sul nostro client FTP, entriamo nella cartella sul nostro server online, selezioniamo tutte le cartelle. Files, nella cartella Ext, nella cartella Image, nella cartella Store, header file config.php. Selezionati tutti i file che non ci interesseranno più, non ci resta che premere il tasto Cancel ed eliminare tutti i file selezionati. Il programma ci si chiederà di eliminare, quindi sì. Scompattiamo il nostro file contenente l'ultima versione di PHPBB. Terminato lo scaricamento, entriamo all'interno della cartella e in questo caso dovremo fare l'operazione inversa. Elimineremo le cartelle che dall'altra parte abbiamo conservato, quindi eliminiamo Files, Image, Store e il file config.php, ad eccezione di Ext. Adesso torniamo sempre sul nostro client FTP, entriamo all'interno dell'aggiornamento che abbiamo scaricato, selezioniamo tutti i file, tasto destro, facciamo upload. Il client FTP che stiamo utilizzando è FileZilla con licenza gratuita e potete scaricarlo dal sito ufficiale che metterò nella descrizione del video. Non ci resta altro che aprire una nuova pagina sul nostro browser. Inseriamo l'indirizzo del nostro forum e entriamo nella cartella indicando install. In questo caso ci aprirà una nuova schermata, noi andremo su update, cliccheremo sul pulsante update, ci dirà di aggiornare solamente il database e noi cliccheremo sul pulsante submit. Terminato l'aggiornamento, la barra ci indicherà il 100%, noi ritorniamo sul nostro client FTP e sul sito, elimineremo la cartella install. Adesso possiamo entrare nel nostro indirizzo del nostro sito e il nostro forum è stato aggiornato. Entriamo nel pannello di controllo dell'amministratore nuovamente, come al solito metteremo due volte la password. Rientriamo su Administrator Control Panel, mettiamo la password. E il sistema ci restituirà una nuova schermata, noi potremo andare sulla versione di sistema e vedremo che la versione corrente è l'ultima aggiornata e vedete avrà la 3.2.1.
questo è tutto, grazie e alla prossima.